Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. E oggi parliamo di un argomento che mi tocca molto da vicino, perché parliamo del perché criticare i libri e perché fa bene la critica letteraria e perché non riguarda voi. Parto un po' dal presupposto che mi è stato detto che faccio video critici per fare visualizzazioni. Questa cosa mi sembra assurda perché se volessi fare visualizzazioni, diciamo, non parlerei di libri su YouTube, diciamo che farei altro e non passerei le mie ore a fare delle analisi sicuramente. Però vedo sempre che c'è una certa reticenza nelle critiche perché spesso vengono viste come un attacco personale, viste come un attacco all'intelligenza del lettore, semplicemente perché ha gusti diversi dai miei o io ho gusti diversi dai loro. Allora, parto dicendo che quello che leggete non determina la vostra intelligenza e quello che io leggo non determina la mia intelligenza. Io leggo Young Adult, non mi considero una persona poco intelligente perché leggo questo genere prevalentemente, però allo stesso tempo credo che la critica sia una delle cose più sane che esistano nel mondo. E criticare i libri che amiamo, che non amiamo, che non ci sono piaciuti, che ci piacciono, eccetera, eccetera, non è una scusa per attaccare un lettore, attaccare la sua intelligenza. Io non lo penso assolutamente. Credo che la lettura debba essere sempre comunque un piacere e che ognuno debba leggere quello che si sente più portato a leggere, quello che si sente più coinvolto nel leggere, eccetera, eccetera. E non deve assolutamente sentirsi sminuito quando qualcun altro critica un libro che noi invece abbiamo amato. Io sono molto critica, soprattutto con i libri che amo. Potrei trovarvi in Harry Potter, in Six of Crows, milioni di cose che non vanno bene, eppure rimangono i miei libri preferiti, li considero dei grandi libri. Però è più difficile quando in realtà ci troviamo di fronte a un libro che a noi è piaciuto, ma che probabilmente ha diverse problematiche. E io penso a serie che mi sono piaciute che poi in realtà non è che siano proprio egregie, ok? Cioè, io ad esempio sono una grande fan di Outlander, di Wintersong, eccetera, ma sono tutte serie che sono estremamente problematiche, hanno un sacco di pecche. Eppure, non è che quando qualcuno dice non mi piace Wintersong, io mi sento attaccata. Come quando qualcuno dice non mi piace Six of Crows, io mi sento attaccata. Non funziona così. E ora vi spiego perché secondo me la critica fa bene un po' anche a noi, da un lato, ma soprattutto fa bene a tutto il mondo dei libri. Noi innanzitutto dobbiamo pensare che i nostri gusti e la critica sono due cose separate. Il fatto di essere critici, anche verso cose che amiamo, non va a sminuire quello che è il nostro legame con l'opera. Questo io lo dico in ogni video. Il legame che noi abbiamo con l'opera, quindi la parte emotiva, la parte di coinvolgimento personale, è una cosa, ma l'obiettività o comunque il senso critico è un altro aspetto. Possiamo amare cose brutte, sdoganiamo questa cosa. Noi possiamo amare cose brutte, possiamo amare cose che non ci piacciono, possiamo amare cose trash. Non c'è nulla di male. Se qualcuno decide di criticare qualcosa che noi amiamo, non è un attacco contro di noi. Partiamo da questo presupposto. Perché la critica, per sua natura, nasce con un'utilità sociale, una funzione sociale. Io mi rendo conto che ora siamo in un'epoca dove se tu vinci, dove se tu sei il vincitore di qualsiasi cosa, in campo politico, in campo letterario, se sei di successo, se vendi, se in TV, nella musica, eccetera, tu sei un vincente, quindi sei uno che vende, sei uno che conquista il pubblico, sei un po' immune dalle critiche. Cioè, praticamente la massa, quindi la maggioranza delle persone che poi acquista questi prodotti, dice: ha successo, ha vinto, quindi ha ragione, quindi non è possibile dare spazio alla critica. Ma siamo in un'epoca dove per temi complessissimi, difficili, eccetera, vogliamo delle risposte facili, veloci e facilmente comprensibili, anche in quei campi dove non siamo ferrati. In campo letterario è un tantinino diverso, però più o meno il funzionamento è lo stesso. In campo letterario, dare queste risposte facili e veloci si traduce in trovare una formula che alla fine porti a un prodotto ad essere di successo, che venda e che sia efficace per il suo pubblico. Quindi anche stroncare un libro di successo, parlarne male o parlare male, che io odio questa parola, però viene sempre visto come parlarne male, diciamo
criticare un libro, che è quello che fa la critica, viene visto come un attacco personale verso qualcosa, il voler mettere in discussione qualcosa a tutti i costi, quando in realtà è da sempre così. Da sempre la critica si occupa di far emergere i lati positivi, negativi di un'opera. C'è chi la fa bene, c'è chi la fa male, questo è un altro paio di maniche, ma non è quello di cui sto parlando. Io penso che la critica possa essere fatta in maniera assolutamente rispettosa, che è quello che cerco di fare io, e senza coinvolgere nessun tipo di pregiudizio sull'intelligenza dei lettori, assolutamente, la trovo una cosa stupida, tanto quanto giudicare stupido chi legge determinati libri, ok? Però la critica fa bene, a proposito, perché un prodotto di successo non può essere venerato e osannato e basta, senza porsi delle domande. Può essere un prodotto di successo e buono? Assolutamente sì. Può essere un prodotto di successo e molto mediocre? Assolutamente sì. Può essere un prodotto di successo e assolutamente pessimo? Assolutamente sì. Credo che tutti ne abbiamo avuto la riprova in questi anni. E trovo anche che i libri più interessanti dei quali parlare siano proprio i libri che non mi sono piaciuti, perché i libri belli, pur sempre trovandoci dei difetti, sono libri dove effettivamente mi sembra tutto fatto bene e quindi dico ok, questa cosa è fatta bene, spiego perché è fatta bene e il discorso finisce lì. I libri invece pieni zeppi di errori, i libri che hanno un sacco di problematiche interne, i libri scritti male eccetera, danno un sacco di spazio per parlare di determinati temi, sono molto più interessanti. Allora, io non sono il tipo di lettrice che va a cercare un determinato libro per criticarlo, mi è capitato, nel senso che, ad esempio, sapete tutti che io ho iniziato a leggere Sarah J. Maas molti anni fa, potevo abbandonarla, non l'ho fatto proprio perché mi dà un sacco di spunti di lettura. Ma non è che vado a leggerli perché tutti ne hanno parlato male. Io ho sempre letto questa autrice, ma trovo che dia tantissimi spunti critici, soprattutto proprio perché è un'autrice così di successo. Ma faccio il suo esempio, ma ne potrei fare mille. Ho appena pubblicato 85 minuti di review di Shadowhunters. Immaginatevi cosa è successo. E il fatto che i libri che io considero, adesso li chiamerò libri brutti, ma per semplificare, diciamo, i libri che non reputo di valore, sono libri che mi fanno porre molte più domande, libri sui quali io ragiono e ragiono continuamente mentre li leggo e che mi mettono in moto, non so come dire, una sorta di schema mentale che continua a cercare delle soluzioni a quelli che sono i problemi. Questo è stimolantissimo, questa è una cosa che assolutamente mi piace perché sento che quando sto facendo questo tipo di lettura non sono un lettore passivo. E poi dobbiamo un attimo scindere da tutte le questioni soggettive, da tutte le questioni oggettive. Oggettive, purtroppo, sono cose che dobbiamo accettare. E nella critica ci sono tante cose oggettive, perché tutti a scuola, indipendentemente, questo non dipende dal nostro livello di istruzione né dalla nostra età, perché analisi del testo si inizia a fare dalla prima media. Quindi non è solo chi è arrivato all'università che dovrebbe porsi solo determinate domande. Ma fin dalla prima media, io so che è difficile interiorizzare questo percorso, ma fin dalla prima media, quando si fa analisi del testo, perché quando leggete un brano ci sono tutte le domande sotto? Perché vi chiedono di interpretare una determinata cosa o di spiegare come noi vediamo un determinato personaggio, un determinato passaggio, che cosa rappresenta? Questo è insegnare come essere dei lettori critici, perché quando noi leggiamo dovremmo porci delle domande. Poi è ovvio che uno può leggere senza porlo perché è il momento in cui spegne il cervello, ci sono tante letture che faccio anch'io dove semplicemente leggo e arrivo alla fine, però è inevitabile che io a un certo punto mi faccia delle domande mentre leggo. Ci può essere un'attività parallela a quella della lettura in contemporanea, quella proprio del porsi determinate questioni e domande. E questo è un dato oggettivo, cioè l'oggettività della critica, per alcuni aspetti, è analisi del testo ed è quello che si impara dalle medie fino alle superiori. E purtroppo alcuni metri di giudizio sono oggettivi, non ci possiamo proprio fare nulla. Che cosa serve la critica? A renderci più consapevoli quando leggiamo, perché mentre leggiamo e ci poniamo domande,
ci rendiamo man mano sempre più consapevoli di quello che stiamo leggendo, sempre più consapevoli anche come lettori, come persone che fanno un'azione, perché non siamo dei lettori passivi. Altro discorso va per tutte le questioni soggettive. L'apprezzare un'opera al di là dei difetti è una questione soggettiva e ad esempio alcune tematiche, alcune visioni della lettura sono questioni soggettive. La questione invece di come vengono impostati i personaggi, come vengono, se le relazioni sono abusive o non sono abusive, queste non sono questioni soggettive. Questi dipendono dai gender studies, questi dipendono dalla critica letteraria, da materie di studio. Non sono purtroppo questioni soggettive. Si possono riscontrare alcune sfumature, ci sono sempre questioni borderline, io non lo metto in dubbio, però dire questa relazione non è abusiva, non è un qualcosa che dipende dalla vostra opinione o dalla vostra esperienza o dalla mia esperienza, dipende dai gender studies, dipende da qualcuno che ha analizzato insieme a degli psicologi tutte queste questioni e le ha riportate nella critica letteraria, ha applicato gli stessi meccanismi all'analisi delle relazioni all'interno delle storie. E invece è questione totalmente soggettiva il fatto che ci piaccia o meno, perché il fatto che una cosa ci piaccia nonostante la rileviamo come problematica è una scelta nostra, è una questione soggettiva. E se vi piace, se mi piace qualcosa che presenta dei difetti, non è un problema, cioè dichiariamolo, non è un problema, sdoganiamo questa cosa, non è un attacco alla mia e alla vostra intelligenza, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere conto di una serie di aspetti tecnici e di aspetti più oggettivi che la critica letteraria mette in campo, e questo non dipende dai vostri gusti personali. La sfera emotiva e la sfera tecnica sono due cose distinte. Perché secondo me la critica è importantissima? Perché trovo giusto leggere e non essere dei lettori passivi? Allora, e perché la critica è così importante? Secondo me soprattutto per quello che riguarda tantissime letture, ma in special modo, visto che la mia area, il mio campo, la letteratura per ragazzi, è perché non dobbiamo diventare, non dobbiamo essere dei lettori passivi. Noi non dobbiamo accettare passivamente qualsiasi cosa ci venga imposta dalle pubblicazioni, qualsiasi cosa che ci venga imposta dalle case editrici. Che io lo ripeto spesso e mi dispiace perché alcune invece non lo sono assolutamente, ma moltissime sono pigre, cercano un successo facile, cercano proprio come vi dicevo prima, quella cosa che farà successo perché è stata pensata e studiata a tavolino in modo che possa piacere e che viene propinata ai lettori, perché tutti i lettori contribuiscono in qualche modo alla trasformazione del mercato editoriale. So che è un po' utopica come visione, la mia sicuramente, io sono una sognatrice da questo punto di vista, aspiro a una grande rivoluzione, l'ho sempre detto. Però il fatto che noi accettiamo passivamente tutto ciò che ci viene proposto dal mercato editoriale fa male all'editoria, fa male al mercato editoriale. Il fatto che noi apprezziamo, continuiamo a far vendere e a recepire senza mai criticare determinati testi, continuerà a rendere le case editrici ancora più pigre, perché diranno: questo lo vendiamo facile, tanto va bene a tutti. E questa è una cosa che secondo me, soprattutto nel mercato della letteratura per ragazzi, dello young adult, eccetera, è un tema molto importante. È vero che a 15 anni, a 14 anni, non si hanno proprio tutti gli strumenti per fare una lettura critica, ma io non voglio neanche sminuire, che è una cosa che difendo sempre, l'intelligenza dei ragazzi, perché i ragazzi non accettano tutto passivamente. Vabbè, io forse sono stata un'adolescente atipica, ma non credo neanche di essere stata la unica e la sola, e quindi quando si legge ci si rende conto di essere stati presi in giro, è una sensazione orribile, perché quando noi leggiamo determinate cose che magari ci piacciono, ma ci rendiamo conto che potremmo avere di meglio, è lì che secondo me inizia la rivoluzione del mercato editoriale. Quando invece che accettare un determinato titolo perché è di successo, passivamente diciamo ok, va bene, mi è piaciuto, fine, iniziamo a pensare a tutte le problematiche, iniziamo a porci domande, probabilmente
sollecitiamo le case editrici a proporci contenuti più interessanti, a proporci contenuti che ci rappresentano, a proporci contenuti che siano più empatici con noi e che ci diano dei modelli più interessanti. In più, questo è un dato psicologico, la lettura critica ci insegna ad essere più consapevoli, ad essere più capaci di interpretare la realtà, più capaci di leggere quello che avviene attorno a noi. Diventiamo delle persone che socialmente sono più attente, che sono più interessate, che sono più attive nella nostra comunità. E questa non è una cosa da sottovalutare, perché la lettura fornisce gli strumenti che vengono attribuiti all'intelligenza emotiva, quindi non all'intelligenza logica, ma scatena esattamente gli stessi processi di logica, perché quando leggete un libro è come se voi stesse risolvendo un'equazione matematica nel vostro cervello, in un'altra area, con degli altri strumenti, ma allo stesso tempo il vostro cervello è attivo, il vostro cervello lavora e la critica arricchisce la nostra intelligenza, arricchisce la nostra consapevolezza di ciò che ci sta attorno e di ciò che stiamo leggendo, stimola il nostro spirito critico nei confronti non solo di quello che stiamo leggendo, ma della nostra realtà. E questo può sembrare una cosa secondaria, ma è importante. Perché noi non possiamo essere una società assopita, non possiamo essere una società che dorme, che è disinteressata a tutto e a qualsiasi cosa ci accade attorno. E quindi è per questo che la critica, come dicevo prima, un po' ha perso la sua funzione sociale, un po' per il cambiamento della mentalità generale. Ed è forse per questo che è sempre più importante, perché formerà dei lettori più consapevoli, che diventeranno cittadini consapevoli, che saranno persone che nella loro vita adotteranno degli strumenti critici, ma non solo nella vita politica, ma proprio nella vita di tutti i giorni, che probabilmente nel campo lavorativo cercheranno determinate strade, che si porranno più domande, che saranno più svegli rispetto ad altri in determinate situazioni, proprio perché pongono continuamente domande. E con questo che vi sto dicendo, non voglio assolutamente dire che chi non si pone domande mentre legge è poco intelligente, assolutamente no, non lo penso, non mettetemi in bocca parole che non ho mai detto. Quello che però penso invece è che la consapevolezza sia davvero un qualcosa di importante. È vero che qualcuno dirà non sapere niente è meglio che sapere tutto, per l'amor del cielo, però rendersi conto di ciò che ci accade attorno partendo dalla lettura è molto importante. E invece ora vorrei parlare del perché la critica non riguarda voi come lettori personalmente e non riguarda i vostri gusti personali. Ovviamente parlo al voi, ma parlo anche al me. Questa cosa potrebbe riguardare chiunque. Chiariamo il primissimo punto, che per me penso sia lampante, ma evidentemente è una cosa del quale è giusto discutere. Criticare un'opera che ci piace e riconoscere che qualcosa che ci piace non sia qualitativamente eccellente o di alto livello non intacca innanzitutto la nostra intelligenza, perché noi non veniamo definiti dai nostri gusti, ma soprattutto non sminuisce il nostro legame con l'opera. Se noi siamo fan dell'opera, se noi ci crediamo fondamentalmente tanto, ma ne riconosciamo i limiti, questo non intacca né la nostra intelligenza né la valutazione che si fa della nostra intelligenza e soprattutto non ci sminuisce come persone. Il fatto che la critica riconosca i limiti di un'opera e ci renda consapevoli dei determinati limiti non rende l'opera meno bella per noi, non rende l'opera meno importante per noi, ma ci rende più consapevoli nei suoi confronti. Poi questa è una citazione da Miss Nerili e dal suo bellissimo video riguardo alla critica alle cose che ci piacciono, che vi linko giù nell'info box e vi invito di andare a vedere, ma sdoganiamo l'equazione del fatto che ci possono piacere solo le cose belle. Non è vero, ragazzi, un sacco di noi piacciono le cose brutte, piacciono le cose trash, piacciono le cose immonde. Io non lo metto in dubbio, a me piacciono un sacco di robe orribili. A me piacciono un sacco di robe orribili, mi piace X Factor, ragazzi, ma cioè a noi possono piacere le cose brutte. Perché a noi è facile amare le cose belle, è più difficile amare le cose brutte, secondo me. Quando vi sentite attaccati, quando qualcuno critica una cosa che a voi piace, io vi ricordo che voi non siete l'autore. Noi non siamo l'autore dell'opera, non è una cosa che abbiamo scritto direttamente noi. E
Per quanto quest'opera ci possa parlare, possa rappresentarci o farci sentire rappresentati, o per quanto ci siamo affezionati, per quanto la amiamo profondamente quest'opera, non è un nostro prodotto, non è la traduzione di quello che è il vostro percorso personale e non è l'esempio della vostra intelligenza, non è un distillato della vostra intelligenza, non è il risultato di tutta la vostra vita. Quindi, per quanto noi possiamo amare una cosa, e ripeto, per quanto io ami Wintersong per dirti, e soprattutto Shadowsong che è il seguito. Ne riconosco i limiti e so che non l'ho scritta io, so che magari parla a me perché per alcuni passaggi io mi sono sentita riflessa in quello che erano le parole di S.J. Jones, ma se qualcuno dice mi ha fatto schifo, non sta giudicando me, sta giudicando l'opera di S.J. Jones. I salti da fare sono tre, non è uno, sono tre addirittura. E quindi non sentitevi attaccati come se quell'opera l'aveste scritta voi. Se non si sente attaccato l'autore stesso dell'opera, che lo vedrà come un figlio, e io qua ripeto che l'autore dovrebbe avere anche la maturità di accettare le critiche, ovviamente, se lui non la vede come un attacco a un qualcosa che considererà come un figlio, perché dobbiamo sentirci noi sminuiti se qualcuno critica qualcosa che ci piace? Ma soprattutto l'importanza della critica e del fatto che la critica non stia parlando a voi e non stia attaccando i vostri gusti personali, è che il risultato di rimbalzo più forte della critica che ci rende dei lettori più consapevoli. Quindi magari anche pur avendo letto un'opera, riconoscendone i limiti, riconoscendone le difficoltà, riconoscendone le problematiche, noi ne usciremo comunque dalla lettura della critica non attaccati sul personale, ma semmai dei lettori più consapevoli, dei lettori che hanno imparato qualcosa che comunque non è che dopo abbiamo pensato questa cosa mi piace di meno. Mi continuerà a piacere, ma ora so che ci sono alcune meccaniche che potrebbero essere state eseguite meglio, oppure che l'autore, l'autrice avrebbe potuto lavorare in un altro modo, avrebbe potuto impegnarsi di più, eccetera. E questo è importantissimo perché noi non ci faremo più prendere in giro. Noi, se nei prossimi lavori di quest'autore o di quest'autrice rivedremo le stesse cose, ci sentiremo in dovere di ricevere un lavoro migliore, forse cercheremo una crescita in quello che è il percorso dell'autore, nella sua scrittura e nella costruzione della sua opera. Perché se noi rivedessimo le stesse cose, gli stessi errori e quelle cose, probabilmente stavolta inizieremo a pensare che sono un po' ripetitivi, che sono un po' fastidiosi, che probabilmente avrebbe potuto fare altre scelte o che magari all'ennesimo libro avrebbe potuto crescere. E questo fa crescere soprattutto noi come lettori e, ripeto, non sminuisce la nostra intelligenza. Non dovete mai pensare che la critica sia contro di voi come lettori, non dovete mai pensare che la critica attacchi la vostra intelligenza. E con vostra metto la mia, perché quando criticano qualcosa che io amo, non mi sento attaccata personalmente, non l'ho scritta io quell'opera. Per quanto io la ami e per quanto mi senta rappresentata, non ci sono io lì, non stanno mettendo in dubbio la mia intelligenza. Direi che per oggi è tutto perché mi sono già ripetuta abbastanza. Io spero che questo video sia chiaro, che sia interessante, che vi sia piaciuto. Io volevo trasformare un intento un po' polemico degli ultimi giorni e di quello che ho visto in queste settimane dopo l'uscita del video di Shadowhunters, che mi rendo conto aver scatenato parecchio dibattito. In realtà il dibattito per me, nella stragrande maggioranza dei casi, è stato bellissimo. Io sono molto felice di fare parte di questa community. Quando la community si comporta in questo modo, e mi ha fatto assolutamente piacere poter esprimere pareri opposti, pareri differenti in maniera assolutamente civile, senza andare a attaccare personalmente voi come lettori, perché io non penso assolutamente che se una cosa che a me non è piaciuta a voi piace e voi siate più stupidi di me, come se qualcosa piace a me io non penso che voi mi consideriate più stupida solo perché voi non l'avrete apprezzata. Questo è quanto, perché ci tenevo davvero a fare questo discorso in conclusione un po' del fatto che tanto sul mio canale vedrete tutte le letture critiche. Io leggo in maniera critica, mi hanno insegnato a leggere così, io prendo appunti mentre leggo, sottolineo, ho i post-it, mi pongo 38 domande a ogni frase. Ragazzi, purtroppo è il mio modo di leggere, non ci posso fare niente, non lo faccio apposta, non lo faccio per trovare il tarlo nell'uovo. Che io legga la Mas, che io legga la Bardugo, non avete idea di quanti appunti prenda nella mia lettura, quindi insomma
Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e che io vi abbia tenuto compagnia anche oggi e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!